nato un giorno che, vabbè, che ero in ufficio e non avevo voglia di lavorare, e allora cioè non riuscivo a concentrarmi sul computer, allora ho preso un foglio e ho iniziato a sottolineare gli appunti stampati dal computer, e ascoltando la sottolineatura ho iniziato a canticchiare sulle matite. Mi ha chiamato un giorno: ah, voglio fare un progetto utilizzando i suoni che si fanno disegnando, scarabocchiando. Mi ha chiesto se volevo provare ad accompagnarlo al piano elettrico. Abbiamo fatto una prima performance noi due, poi il progetto è rimasto fermo per un po'. Che l'abbiamo, sì, l'abbiamo riesumato dopo due anni di stop. L'idea era quella di aumentare il numero degli strumenti, il numero dei supporti. Persone a provare, e ci è venuta anche l'idea di far partecipare il pubblico, perché è una cosa molto immediata che fa tornare un po' tutti i bambini quando si scarabocchiava sui fogli di carta, e diciamo che farlo tutti insieme a tempo di musica in qualche modo rende liberi di potersi lasciare andare e divertirsi in questo modo. Con Tamara Ferioli, che è l'artista ospite della galleria Officina dell'Immagine. La stima reciproca, è nata l'idea di chiudere questa mostra in questa galleria molto, molto bella, molto anche familiare, cioè perché è proprio un clima familiare che si sposa bene anche con la filosofia delle matite, no? Cioè di mettiamoci lì e disegniamo tutti assieme. Specializzato con le penne, chi con i pennarelli, chi con i disegni continui di base, di sottofondo. Thank you.
nostra parte è più legata al suono, quindi a lavoro finito mentre suoniamo non si vede altro che dei tratti o cose di questo tipo sul foglio. E abbiamo notato che gli ospiti tante volte la vedono un po' più sul lato del disegno. Il sogno è fare tipo un evento per 100 disegnatori lirici, 200 disegnatori, cioè fare proprio una piazza piena di gente che disegna. Sì, sì. Scusa, certo.